Alla sfida dei cuochi parliamo anche di prodotti locali, prodotti del territorio. Il nostro obiettivo è appunto quello di farvi conoscere belle location che sono nella nostra provincia. Oggi appunto ci troviamo a Salò sul lago di Garda, ma vogliamo farvi conoscere anche i prodotti tipici locali. E oggi appunto in questa occasione incontriamo appunto Maurizio Gibilisco, che è titolare della Podere Nigriano, azienda agricola che produce olio qui a Salò. Possiamo dire appunto dall'inizio del Novecento, quindi insomma una storia molto lunga. Sì, perché allora diciamo che l'azienda è di recente costituzione, perché ho aperto questa azienda nel 2014, ma in realtà la storia è molto lunga, perché già il mio bisnonno nel 1937 aveva acquistato i terreni dove ora sorge l'azienda Podere Nigriano. La mia azienda attualmente è focalizzata nella produzione di olio che commercializziamo sostanzialmente Nord Italia, perché la produzione in questo momento è ancora piccola, abbastanza di nicchia, limitata, anche perché l'uliveto è un uliveto storico, quindi ha bisogno di molto lavoro e deve essere ripreso. A fianco alla parte storica, negli ultimi 3-4 anni abbiamo riniziato a piantumare con una nuova serie di piccole piante, sempre mantenendo le cultivar tipiche del Garda, che quindi sono Garniano, Casaliva, Leccino, Razza, quindi solo ed esclusivamente cultivar tipiche del Garda. Questo proprio per garantire un prodotto di estrema qualità e soprattutto tipico, ribadisco, di questa zona. L'azienda si trova a Renzano, che è una piccola frazione di Salò. Sappiamo benissimo che l'olio gardesano è apprezzato in tutto il mondo, insomma, non possiamo nasconderlo, anzi, insomma, sappiamo che i prodotti della nostra terra sono davvero apprezzati. Avete nuovi progetti in corso e tra l'altro poi mi anticipava Maurizio appunto che un bel progetto di apertura, un grosso progetto di apertura di un agriturismo, è così? Esattamente, allora diciamo, come dicevo, in questo momento la produzione è focalizzata nella produzione di olio, ma a fianco a questa coltivazione tipica del Garda sto implementando altri nuovi progetti, che sono, in prima cosa, è stato impiantato all'interno del Podere un piccolo ciliegiaio, sono circa 120 piante che inizieranno a dare i loro frutti, diciamo, a partire dall'anno prossimo. Ma i progetti appunto della mia azienda non si fermano qua. Infatti, come già mi ha anticipato, abbiamo messo in cantiere un grosso progetto, che è l'apertura dell'agriturismo. Agriturismo su cui stiamo già lavorando. Questo agriturismo sorgerà all'interno proprio del Podere, perché sono presenti due vecchi capanni agricoli che stiamo ristrutturando e nei quali verranno ricavati 5 piccoli appartamenti dove potremo accogliere i nostri ospiti immersi completamente nel verde all'interno dell'uliveto e spero in un ambiente decisamente familiare. Per quanto riguarda poi la parte agricola, anche qua abbiamo in cantiere un altro progetto, nel senso che stiamo lavorando per ottenere la certificazione biologica del nostro olio. Questo è un altro aspetto molto importante, soprattutto visto le problematiche, l'inquinamento ambientale, la necessità di continuare a produrre, tra virgolette, come natura vuole, mi ha spinto a intraprendere questo iter che mi porterà nel 2018 ad avere la certificazione di olio biologico. Ringraziamo allora Maurizio Gibilisco per la sua presenza oggi. Grazie. Anche in giuria appunto qui alla sfida dei cuochi, e non ci resta naturalmente adesso, Maurizio, che assaggiare insomma il vostro prezioso olio. Io colgo l'occasione per ringraziare RTB che mi ha permesso di presentare la mia azienda, mi ha permesso di essere presente durante questa fantastica trasmissione. Cosa posso dire a tutti? Vi aspetto all'interno della mia azienda per degustare i miei prodotti e a breve per soggiornare all'interno del mio agriturismo.